Ciao a tutti, come superare le illusioni d'amore? Intanto perché parlo di illusioni d'amore? Perché vi sono due tipi fondamentali, se vogliamo, di illusioni d'amore. Uno è l'illusione in cui, nonostante tutte le motivazioni contrarie, diciamo, ad avere una relazione con una persona, perché ci si rende conto a livello razionale, a livello logico, che la persona è sbagliata, che non va bene per noi, che ha mille problematiche, modi di vivere completamente sbagliati, almeno per la nostra logica, per la nostra razionalità, ma nonostante questo, in nome, diciamo, del sentimento, scavalchiamo tutte le motivazioni, cioè anche una persona che paradossalmente ci può trattare male, ci può tradire, quindi avremo tutte le motivazioni per non relazionarci, eppure diciamo, io la amo e non voglio sapere altro, viva l'amore e andiamo avanti così. E questo è un'illusione perché a questo punto non percepiamo più la realtà per ciò che è, ma andiamo a distorgere un po' la realtà, andiamo a creare una realtà fittizia, una realtà delirante, tutto sommato, perché l'emozione va a stravolgere la ragione fondamentalmente. E invece c'è anche l'altra illusione, che è invece quella di una logica talebana, che diciamo, perché riteniamo che sia la persona idonea, giusta per noi, ci mettiamo assieme, ma non proviamo alcune componenti dell'amore, come ad esempio la passionalità e talvolta anche l'intimità limitata. E quindi facciamo una cosa proprio per pura logica, pura razionalità. E andiamo a creare un'illusione anche in questo caso, perché l'illusione di avere una relazione sentimentale felice, ma in realtà in entrambi i casi, sia in quello precedente che in questo, si creeranno delle situazioni in cui la relazione non può funzionare, perché una relazione può funzionare se entrambe, diciamo, le nostre componenti, quella razionale e quella emotiva, vogliono la stessa cosa fondamentalmente. Allora desideriamo, amiamo una persona che anche da un punto di vista logico e razionale è la persona giusta per noi. Poi ovviamente con le dovute calibrazioni, non è che, come dire, uno deve rispecchiare al 100%, se no c'è la terza illusione che è quella del narcisismo perfezionista. Cioè allora lì mi illudo che non esistano persone giuste per me, perché se non hanno tutte le caratteristiche dell'arma dei carabinieri indietro per 7 generazioni non vanno bene. E allora resterò da solo e mi illudo che l'amore non esista, che le relazioni non possono esistere. Ecco, queste sono le tre fondamentali. Per superarle dobbiamo creare fondamentalmente una sintonia di dove c'è distonia tra emotività e razionalità. E possiamo farlo se è la razionalità che, diciamo, fa dei passi verso l'emotività, non viceversa, perché non possiamo pretendere che il bambino faccia un passo per primo verso l'adulto, perché la nostra parte emotiva è un po' la parte bambina, mentre la parte razionale è un po' la parte adulta, per cui è la parte razionale che deve, anche autopenalizzandosi, fare dei passi verso la parte bambina. In questo modo riusciremo a vivere bene le relazioni d'amore, perché si passerà da quella che si chiama illusione d'amore all'amore. Chi volesse approfondire questo tema ne parlerò venerdì 16 dicembre, domani, perché oggi è giovedì, venerdì 16 dicembre a Torino alle 20:45 presso l'Educatore della Provvidenza in corso 3013. Il riferimento è il 333 15 11 703. Questo è uno dei vari temi trattati, perché poi l'argomento del seminario è come, diciamo, raggiungere il successo nelle relazioni sentimentali e nella vita in genere. E però per raggiungere il successo dobbiamo raggiungere in primis il successo con noi stessi, quindi creare questa sintonia, quest'unione tra cuore e mente, tra cuore e ragione. E possiamo farlo facendo sì che sia la ragione ad avvicinarsi al cuore, non viceversa. Ciao a tutti, al prossimo video.